Buonasera dallo Stadio Olimpico a tutti i nostri amici di Facebook e E di anche Instagram di adesso, che Instagram. La Roma ottiene la prima vittoria in campionato 4-2 contro il Sassuolo, una gara non diciamo dai due volti, però per quanto riguarda il punteggio si può dire perché da 4-0 a 4-2 intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno raggiungendo in questa diretta, salutiamo tutti sia su Instagram che su Facebook, una Roma. Che si può dire, non so, almeno l'ho scritto durante tutta la settimana nei precedenti quasi editoriali. autoreferenziale, Esatto, mamma perché mia. l'ho scritto magari, non so lei, però oggi iniziava una stagione nuova per quanto riguarda i colori giallorossi, una squadra non proprio al completo perché mancava Chris Smalling per quanto riguarda gli ultimi acquisti, c'erano Jordan Veretout e Mkhitaryan, prima vittoria, tanti gol incassati. E soprattutto Fatti, fatti, 5 finalmente. punti in campionato che fanno una classifica in linea con quello che è l'obiettivo della Roma, ovvero quella della Champions League. Tanti e continui margini di miglioramento, 4-2. Quindi, non so, tu, prime impressioni per quanto riguarda la gara di oggi. Beh, chiaramente è una Roma che davanti funziona, perché adesso lasciamo per un attimo, perdere un attimo quanto tu paghi in fase difensiva un certo atteggiamento, ma se quell'atteggiamento ti porta a produrre 4 gol nel primo tempo, 2 pali all'inizio del secondo tempo, poi sono diventati 3 col colpo di testa di Mancini, Dual derby. 2 al derby, siamo a 6 pali in campionato, media che porta a una proiezione di 6 76. pali, 8 gol. 6 pali, 8 gol, Quindi beh, la produzione offensiva c'è, questo credo sia innegabile, chiaramente poi. Soprattutto oggi credo ci sia una compartecipazione del Sassuolo che nel primo tempo non ha difeso granché bene, lo stesso Consigli prende il gol di Dzeko fregandosi di sbattere la palla addosso, prende il gol di Miki, lo chiamiamo Miki per scusa, comodità. ma se non lo devi scrivere, Mkhitaryan non Mkhitaryan, ha vabbè, problemi. però non mi piace perché non lo so, vabbè. E È sul più gol, intimo, sì, Miki è più diciamo. simpatico. No, vabbè, sul gol di Mkhitaryan il pallone passa sul palo dei Consigli, per cui c'è da valutare anche questo. Detto questo, la Roma ha avuto altre occasioni, ha centrato 2 pali, poi diventati 3, l'abbiamo già detto, per cui la produzione offensiva c'è, è sufficiente, la vedremo, vedremo poi cosa succederà giovedì in Europa League, soprattutto domenica a Bologna, specie nel ricordo della gara dell'anno scorso, dove invece fu una Roma totalmente aburica, incapace di creare qualsivoglia azione da gol, e soprattutto prima trasferta vera per Fonseca, che è l'unica gara fuori casa l'ha giocata qui all'Olimpico, Contro prima della Lazio. sosta contro la Lazio, che poi in realtà è una trasferta Era così vera. perché pensavo di mi preparare, No, era no, un no, altro quiz, però no, no, boh. no, che poi in realtà è una trasferta vera, perché il clima del derby fuori casa è diverso da quello in casa. Sì, tra l'altro un fattore atmosferico nettamente da trasferta, perché la curva sud era piena soltanto nel settore centrale e quello lato Montemario, Urbino, per il distinto intenderci. sud era completamente chiuso, quindi c'era la prima in casa della Lazio dopo la Coppa Italia, l'infortunio di Zappacosta, quindi dal punto di vista mentale È una abbastanza trasferta vera e complicato, sì. propria. Diciamo che poi il primo viaggio sarà quello del Dall'Ara di domenica prossima. Rimaniamo però su questa partita, parlerei anche del secondo tempo, però non tanto del fatto delle azioni che la Roma ha subito. Il gol, per esempio, il gol del 4-2 per me è un disastro. Sbagliano tutti. Tutti quelli che partecipano all'azione difensiva della Roma fanno un errore. Ultimo Kolarov che lascia Berardi. Ma è come si arriva all'azione del 4-2 e del calcio di punizione, diciamo, ovvero. Non mollando un pochettino, nel senso che tu sul 4-0 puoi decidere, al di là dell'idea, dell'identità di stravincere le partite, di dominare, vincere non mi basta, 4-0 puoi anche allentare un attimo, far sfogare il Sassuolo e ripartire, perché poi gli uomini per ripartire ce li hai. Abbiamo visto il gol del 4-0 di Kluivert in campo aperto sul terzo assist di Pellegrini, parleremo anche di lui. Insomma, si può allentare un po' la tensione, anche perché col passare dei minuti, se sbagli a pressare, le conseguenze le vedi, perché il Sassuolo poi fa 2 gol, ha l'occasione del 4-3, credo un paio di occasioni del 4-3, Sì, per cui. l'ultima di Caputo che si divora e si dispera in malo Esatto, modo. esattamente, salutiamo il direttore Alessandro Allora, Carducci visto che che è l'hai arrivato. introdotto, andiamo a leggere subito le pagelle per poi entrare nel dettaglio e rispondere alle vostre domande che ci stanno arrivando numerose. Paolo Lopez, che era diciamo in qualche modo entrato in qualche domanda, 6. Florenzi 6 e mezzo, Fazio 6 e mezzo, Mancini 6 e mezzo, Kolarov 6 e mezzo, quindi nonostante i due gol subiti, piena sufficienza Per per la tutta la difesa. difesa. Cristante 6 e mezzo, Veretout 7, Mkhitaryan 7, Pellegrini man of the match 8,
Kluivert 6,5, Dzeko 7,6, 6,5. Intanto vediamo voi se concordate con queste da Chicago ci seguono, da Chicago, siamo intercontinentali, ci stanno salutando, ovviamente ricambiamo, non possiamo perché altrimenti no, si creerebbe questo, è esatto. Brutto indicare lo schermo. Partiamo dalle cose positive, perché sì, siamo andati ad analizzare in qualche modo già il secondo tempo, i due gol nel momento in cui stava sfogando il Sassuolo, la Roma stava facendo sfogare il Sassuolo. Partiamo da, tanto loro ci dicono Kluivert, che è stato un po' la new entry di questa partita, tutti sì. Ci aspettavamo Zaniolo riproposto come la scorsa stagione da Di Francesco sulla parte destra, e è entrato Kluivert, poi tralasciamo i discorsi, i vari sogni, io non so perché se era sognato una rete di Kluivert, ho sbagliato il lato, però... Il discorso è questo, Kluivert quest'oggi, Fonseca ci ha dimostrato di essere, per caratteristiche sia fisiche che qualitative proprio sue, l'alter Wunder, sì. Perché se tu vai a vedere, ne parlavi prima sul quarto gol, quel taglio, quel movimento, quella velocità che sprigiona, nella Roma ce l'ha soltanto Kluivert. Zaniolo, quando è entrato nel secondo tempo al suo posto, ha dimostrato altre qualità, ovvero quelle un po' più della grinta, del fisico. La progressione, ma è un discorso diverso, esatto, dallo scatto. Pronti via, Chiffi aveva fischiato in maniera ingiusta il calcio di rigore proprio su Kluivert. Ottimi esordi di Chiffi all'Olimpico, dopo due minuti. Un arbitro che no, palle esordi all'Olimpico dal calcio di rigore, quando ricapita. Però ovviamente c'è le velate polemiche. Giusto così. E quindi è entrato più spesso nell'azione, giocato a destra, e l'anno scorso quante polemiche ci sono state per cui Kluivert è abituato a giocare a sinistra con l'Ajax, veniva riproposto a destra in una Roma che riesce a sfruttarne le sue qualità, perché al derby abbiamo visto che ha avuto le occasioni, ma l'ha sbagliato la scelta. Anche oggi è successo. Anche oggi però fa parte delle caratteristiche. Fa parte anche della partita. Anche oggi se Dzeko avesse segnato, tirato in porta al 100%, tutti qua avrebbe fatto tre gol. Sì, no, questo è proprio un discorso di esecuzione, per esempio, del secondo tempo. Ma l'esecuzione è sempre comunque la scelta della giocata. No, secondo me sono due discorsi un po' diversi, ma comunque andiamo oltre, perché sennò comunque, monopolizziamo. Uno contro uno, alla sì. Fine l'ha piazzata con abbastanza con la finta. Quindi in qualche modo Fonseca riscopre quest'oggi un Kluivert in più, soprattutto in partite contro il Sassuolo, che è una squadra che lascia giocare ovviamente tutta l'Europa League, si affronteranno squadre dalla mentalità europea, no? Un discorso abbastanza fatto vecchio. Fatto, sì. Forse io di solito sono uno che tende sempre a criticarlo Kluivert, in questa occasione magari un 7 pieno se lo poteva portare tranquillamente, no, a casa. Secondo me è giusto il 6,5, perché secondo me continua a sbagliare. No, ma secondo me continua a sbagliare troppe scelte. C'è stato quel contropiede nel secondo tempo, nato 3 contro 2, in cui lui correndo attrae i difensori dalla sua metà campo, tagliando il campo in orizzontale, poi anziché... anziché scaricare sul lato sinistro dove c'era un calciatore libero, è andato in verticale sbagliando, come se fosse un problema di visione, scherzando con qualche amico, scrivendo in quel caso ha avuto la visione a 10 gradi, quando poi dovesse averla a 180, ha fatto anche i gesti così tu sei contento. È una questione un po' di visione di gioco che Kluivert può migliorare, chiaramente parliamo di un ventenne, per cui il tempo c'è, detto questo sta nelle sue caratteristiche, può migliorare anche la freddezza, soprattutto la logica di alcuni giocatori. Visto che poi stiamo parlando sempre dell'attacco, ci avete chiesto di Kluivert, la novità, l'uomo più atteso era proprio lui, Mkhitaryan, un gran gol, sì. Con di sinistro che rende facile una giocata che facile non è, ma soprattutto tanta personalità nel prendersi la squadra, non dico sulle spalle, perché poi alla fine nessuno poi è messo, esatto, come salvatore della patria. Anche quando tu giochi sul esterno è sempre più difficile, di solito, certo. La prestazione del centrale, che è fulcro del gioco, non a caso Pellegrini entra in quasi tutte le azioni dal gol, però è quel calciatore che allora mancava, cioè al di là di tutte le caratteristiche, Mkhitaryan è un giocatore di una qualità superiore alla media, lo abbiamo visto
sia in fase offensiva che in fase di ripiegamento. È lui che nell'azione del quarto gol, con mi pare ci fosse ancora un Alle uomo, spalle. no, un uomo a bordo campo infortunato, quindi Andava a fare il accorcia, terzino esatto, sinistro. accorcia il terzino Come sinistro, prende la palla da Veretout, di cui parleremo subito dopo, palla Pellegrini, no? Di prende prima, via a addirittura. Kluivert e si va in porta. Quindi è un giocatore molto importante, un giocatore che mancava alla Roma come caratteristiche. Può ricordare un po' il gioco che fa Perotti, ma è completamente anche diverso per la scelta. Perotti è più un Sì, dribblomane, lui fa viaggiare il pallone più che viaggiare la palla. Mkhitaryan entra nell'azione, soprattutto destro-sinistro. Quasi non fa differenza. Però Sì, poi tra l'altro è sceso un po' come è scesa la condizione della Roma, però è rimasto in campo 90 minuti. sì, esatto. Quindi ti fa capire quanto per Fonseca, non dico sia imprescindibile perché è la prima partita. Importante, però sì. Direi di sì. Esatto, io quindi Mkhitaryan promosso Senza riserva. senza riserva, Veretout, perché un altro dei problemi della Roma delle prime due partite, soprattutto contro la Lazio, è stata quella della creazione di gioco da una parte e soprattutto quella del filtro che mancava in mezzo al campo. Con Cristante e Veretout possiamo dire che la Roma ha trovato una sorta di quadratura. Sì, decisamente sì, perché Veretout è un giocatore completo, l'abbiamo scritto, riscritto, detto, ridetto. Magari Veretout non eccelle in niente, nel senso che non è il miglior passatore del mondo, non è il miglior contrastatore del mondo, non è il miglior intercettatore del mondo, ma fa piuttosto bene tutte e tre le cose che ho elencato. Di conseguenza tu ti puoi fidare di lui in entrambe le fasi di gioco, anche nelle transizioni, nel passaggio dalla fase difensiva a quella offensiva, ma anche da quella offensiva a quella difensiva. Cioè lui ripiega, lui a un certo punto della partita contrasta, intercetta un pallone, subisce fallo, quindi permette il ribaltamento, permette la riconquista del pallone anche in modo indiretto. È un calciatore completo, chiaramente qual è l'unica controindicazione? Che nei due di centrocampo non può sganciarsi anche lui, perché a lui per esempio piacerebbe secondo me inserirsi. Sì, lui l'ha detto in conferenza stampa. Io di solito sono abituato a fare la mezzala in un centrocampo a tre, spesso e volentieri con la Fiorentina poteva fare anche il rifinitore. Esatto. Tant'è che battendo i calci piazzati ti fa questo, fa dimostrare che i piedi ce l'ha per calciare in porta. Detto questo, sapendo fare tutto, è un jolly che la Roma giustamente si gioca nei due mediani, perché poi dalla cintola in su, abbiamo stato a parlare per un quarto d'ora, c'è Mkhitaryan, c'è Pellegrini di cui parleremo, abbiamo parlato di Kluivert, c'è Zanetti, insomma lì c'è parecchia folla. Caro Veretout, ti metti lì, fai il tuo bel lavoro e oggi prende 7, credo Si sente almeno meritatamente. l'uomo giusto al posto giusto. Ma sì, diamo ragione al direttore, Quindi, tra l'altro, direttore, stiamo dando ragione, cioè, dai. se lo segni questo video poi rimane Intanto resta registrato. registrato, quindi. Quindi andiamo a vedere se ci sono qualche dichiarazione. Intanto da Qualcuno WhatsApp.it. l'avrà visto, c'è cioè lo schermo lì, lo sto indicando, ha Non la parlato faccio notare. Fonseca in Fonseca ha conferenza. parlato del pressing. Ovviamente questo pressing si è visto in maniera marcata nel primo tempo, tant'è che alla fine la Roma si è ritrovata 4-0 con una facilità impressionante. Il Sassuolo faceva difficoltà a uscire fin dal calcio di rinvio, e questo pensavo durante la partita, la nuova regola, quella ovvero che puoi prendere la palla all'interno della propria area di rigore, ma soprattutto anche gli avversari No, non possono, posso entrare. comunque, Cioè, se tu la nei puoi, momenti in cui il pallone è in gioco esatto, possono se tu entrare. prendi la palla Cioè, lì, ti possono venire a pressare il quindi limite, certo. sei più alto e pronto per aggredire. Il Sassuolo difficilmente lanciava la palla Lunga. lunga, e spesso e volentieri, anche in delle situazioni di apparentemente tranquillità, come quello che può essere un calcio di rinvio, diventavano delle occasioni per proporre il pressing della Roma Ribaltare e immediatamente. creare subito pericolo. Questo finché tu riesci a reggere, sei sulle gambe, e ovviamente la condizione migliorerà nel corso della stagione, gioco forza, perché si acquista il cosiddetto ritmo partita. Ricordiamo che questa è la terza giornata di campionato, ma c'è stata una sosta per le nazionali,
che ha portato ritmo partita a chi ha giocato in nazionale, ma di conseguenza anche stanchezza, perché hanno fatto due partite in pochi giorni. Tra l'altro poi chi allena i nazionali se ne frega un po', dice io ho i migliori, li devo buttare in campo perché mi devo qualificare. Beh, certo. Quindi se c'ha l'acciacchino chi se ne importa, se c'ha fuori ritmo chi se ne importa. Per dire, facendo un discorso, non mettendo una velata polemica. Di a Mancini che dopo il mondiale che l'Italia è rimasta a casa, ah no guarda Pellegrini non lo metto perché deve certo. giocare con la Roma e la Roma è nuova. Quindi Mancini oggi presente, ormai abbonato alla Roma, non c'è abitato per questo. Sì, ma a parte quello, però per dire la prestazione di Cristante, un altro di quelli che spesso viene criticato, lui si fa notare spesso e volentieri per la sua rete migliore, quella dell'inserimento e quella della finalizzazione, però anche a centrocampo insieme a Veretout. Non è che dico che la Roma ha una diga con no. Essien Biera oppure Davids in mezzo al campo, però sono chili e centimetri che si fanno abbastanza. Come sei nostalgico comunque. Vabbè, diciamo in questo calcio di le qualità, hai condiviso ormai. Vabbè, a parte quello, comunque si fa notare e si sposano bene con Veretout, perché sono tutti e due giocatori che abbinano quella quantità. Ha una innata proposizione offensiva al momento del bisogno. Quindi poi volevo notare una cosa leggendo i nostri titoli. Fonseca, Dzeko è un grandissimo giocatore, Dzeko, Mkhitaryan è un giocatore di alto livello. A questo punto intervistiamo Mkhitaryan per proseguire la catena, dirà che Kluivert è un ottimo giovane, o magari venga allenato da un grande allenatore. Esatto, così chiudiamo il cerchio. Il ciclo delle dichiarazioni di grandi giocatori della Roma. Scusate questa situazione. Hai parlato di Dzeko, intanto potevamo chiudere il primo tempo 8-0, magari 8-9, no? Certo. Però diciamo che se la Roma avesse concretizzato nel secondo tempo come nel primo tempo, magari 6 gol li portava a casa. Salutiamo Marta che al 12° saluto credo in chat, quindi ciao Marta. Vabbè, salutiamo anche tutti quelli che continuano a scriverci, ci ringraziano. Sì. E ragazzi, Veretout, Kluivert, Cristante, Pellegrini su tutti. Sì. Allora, per quanto riguarda i migliori oggi che trovate su Twitter, abbiamo Kluivert sicuramente, Pellegrini. No, Kluivert no. Non avete messo Kluivert? No, non abbiamo messo Kluivert. Abbiamo messo Dzeko, Veretout, Mkhitaryan e... suggerimento dal Pellegrini ovviamente, certo. Quindi, io tendo a dimenticarlo. Sei andato sul nuovo che è sempre quel campione. Però posso votare Mkhitaryan, che bello. Esatto. Allora, abbiamo parlato di Dzeko. Soddisfatti potevamo fare meglio nel secondo tempo. Questo è giusto, anche se poi alla fine il discorso del secondo tempo è uno, ovviamente la punizione di Berardi è stato bravo lui. Certo. Quindi bravo ma non bravissimo, la palla passava comunque abbastanza a centro. In altre occasioni staremmo un po' analizzando un po' di più. I tiri da fermo esulano che sono le dinamiche difensive. Sì, io faccio solo riferimento all'azione in sé, poi giustamente sulla dinamica della partita il tiro da fermo è un gioco. Esatto, il secondo tempo invece, il secondo gol, voglio dire, scusate l'lapsus, c'è un po' da rivedere soprattutto le marcature a centrare perché la palla arriva a Berardi troppo facilmente. Però andiamo a leggere ancora più nel dettaglio, soddisfatto, siamo rilassati dopo il 4-0, il mister ci ha detto subito di stare attenti, visto anche il Brescia ha perso vincendo 3-1, vabbè, il Brescia era anche un uomo in meno. Sì, quindi, però almeno segue le partite, c'è l'applicazione, guardate. Il discorso è sul 4-2 qualche fantasma, sì, no? Che poi ne abbiamo visti di ogni, per cui... Sì, sì, cioè quando si era... fare inventato al Zemanlandia di Roma Genova 3 pari ci fosse stato un 4-3, ovviamente gli ultimi minuti allo stadio olimpico sarebbero stati abbastanza diversi. Intanto arrivano anche partita Mkhitaryan, Mille, Veretout, vedi, convinto un po' tutti, Veretout pazzesco, Passore noto un entusiasmo clamoroso, irriconoscibile, Passore è entrato pochi minuti, ha sbagliato un gol facile, posso dire, cambio sbagliato secondo me da parte di Fonseca. Cioè tu a 7 minuti alla fine con il Sassuolo comunque in rincorsa, comunque tra virgolette entusiasta, in fiducia, perché dice cavolo mi hanno fatto fare 2 gol, magari ci scappa il terzo, metti un giocatore palesemente fuori ritmo che non ti addormenterà il pallone perché tenterà comunque di giocarlo in avanti, secondo me non è stata una scelta geniale. Però magari è sempre un segnale di mentalità, perché hai visto... pronti via nell'11 titolare ha messo un giocatore offensivo come Kluivert, simile a Under di cui parlavamo prima, piuttosto che un doppio centrocampista, perché Zaniolo nasce centrocampista, Pellegrini nasce centrocampista,
Mkhitaryan è un altro creatore di gioco più che finalizzatore, Sì, l'unico no, ma sarebbe quella scelta stato, è giusta. Dzeko, magari voleva dare un segnale, Pastore, alla fine Mkhitaryan, Pastore, due cosiddetti registi avanzati per tenere più il pallone, più il Sassuolo, Ma poi alla possibilmente fine la guardava la Roma. metà campo, però evidentemente non è andata così perché alla fine Pastore non segna quel gol. Avesse fatto 5-2, avrei visto la Roma, oltre a Per me Mkhitaryan, avere concettualmente più. il cambio sarebbe rimasto sbagliato e ben lo sai, non mi serve un gol Ovvio, per però comunque soprattutto spesso e volentieri la storia la fanno i i momenti gol, decisivi più che i Madonna. gol. Mi è piaciuto questa. Secondo voi perché prendiamo troppi gol? È vero che siamo con una Sei media gol presi, di due a 2 gol a partita. partita e quindi, tornando sempre alle dichiarazioni iniziali, quello che si è presentato sciolinando statistiche per quanto riguarda il campionato italiano, ovvero nel campionato italiano si vince subendo pochi gol, sono troppi. È anche vero che alla Roma fondamentalmente manca il difensore titolare, almeno sulla carta del Esatto. calciomercato preso per fare il titolare, perché difficilmente. Oppure, guarda, avere nell'ottica del Mister tre giocatori, tre difensori centrali titolari è tutto di guadagnato. Quindi, però, ovviamente un calciatore dell'esperienza di Smalling è pronto per fare il titolare. Di certo non è che lascia il Manchester United per venire a fare il panchinaro alla No, Roma. ma soprattutto quelle di Smalling poi sono caratteristiche adatte al calcio di Fonseca perché è un difensore molto fisico, è un difensore che ama difendere in avanti. Abbiamo visto per esempio oggi Fazio uscire tantissimo dalla sua zona di Il primo competenza. tempo Dove benissimo però negli sì, anticipi no, non Fazio. stavo dicendo che aveva giocato male, No, stavo dicendo. lo sottolineiamo perché poi Cioè, alla fine vai a vedere, hai preso altri 2 gol, dici Isoldi, Fazio, sì, esatto. Mancini. E invece no, Fazio il primo tempo quel lavoro l'ha fatto bene. Il problema è che non sempre lo fa bene perché magari non è tanto nelle sue corde, no? È più libero, diciamo, uno che preferisce tenere il pallone e quindi magari giocare un pochettino più basso. L'anno scorso l'abbiamo visto con Ranieri, no? Avvantaggiato da quel tipo di gioco, infatti il suo rendimento era migliorato. Con Fonseca sta facendo a tratti bene quel lavoro, oggi benissimo. Detto questo, metti Smalling lì, che quel lavoro ce l'ha nel sangue, uno che prende, va, colpisce, fa. Ma nel dubbio spazza Smalling, Sì, è cioè, uno esatto. che non ha mezze maniere, cioè se nella situazione è difficoltosa lui non prova magari a uscire per la pelle come potrebbe fare Fazio, ma la manda Su in questo dovrà sola. Vabbè, migliorare perché Fonseca chiede ben altro che buttare la palla ma via. dipende, cioè la partita dipende sempre dai vari momenti del campo e delle situazioni, sai, il momentum, lei ci dà spesso e volentieri. Ti dicono, FIFA. comunque ci chiedono perché non ha giocato Zaniolo, ha giocato Abbiamo Clivert. detto. Abbiamo provato a dire a inizio collegamento, ovvero fondamentalmente, questo è il mio pensiero riportato al pensiero del mister durante la scelta dei calciatori, non ha voluto snaturare il modulo di gioco. Mettendo un giocatore da delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle di Gyan Jesus. Zaniolo è più un Pellegrini, Kluivert è più uno Zaniolo, quindi è una cosa abbastanza logica. Sì, soprattutto sempre rimanendo sul campo della logica per evitare di dire cose che poi uno non è in grado di dire. A logica, avendo i tre trequartisti che giocano tutti e tre stretti, il piede preferito diventa poi un discorso abbastanza relativo perché se giochi più centrale, ecco lì che anche giocare con un destro a destra, poi Kluivert va a calciare in porta e segna. Sì, Quindi esatto. geometricamente una cosa è partire larghi dove rientrare, allora lì ti serve certamente il piede invertito. Ma giocando, partendo già da una posizione più centrale, come i tre trequartisti di Fonseca fanno, Mkhitaryan ha giocato tantissimo al centro, non ha mai toccato la linea laterale, per No, lo esempio. sai che giocava molto sulla linea laterale, soprattutto dai rinvii dal fondo? Kolarov era esattamente con i piedi che Pestavano la calpestava linea laterale. la linea laterale di centrocampo. Quindi abbiamo parlato, ci chiedono di Kluivert, poi andiamo a rispondere sulla Qualcuno ha cosa. aggiunto un gol alla spalla così per abbondare, vabbè. Vabbè, comunque il risultato è sempre la sconfitta della Lazio, 2-1 per quanto riguarda, non 3-1 come state leggendo, infatti Arriva la arriva la correzione. correzione. Kluivert ha parlato a Sky Sport, le difficoltà dello scorso anno, devo imparare tante cose dando il 100% di me stesso, è quello che sta accadendo adesso. Qual è il mio obiettivo personale? Crescere, migliorare come giocatore, devo dare sempre di più per
quando comincerò a parlare italiano è difficile per me. Vabbè, l'italiano è una lingua difficile. Detto questo, mi ricordavo che gli olandesi, avendo una lingua ancora più complicata dell'italiano, sì, era più facile. Non avevano grandi difficoltà a imparare. Non è un problema primario, ormai si parla anche in inglese. Può dirla anche la frase abbastanza ovvia. L'importante è che. Che si parli con i fatti. No, parli in campo. Che parli in campo, sì, va bene, certo. Cioè, la banalità di oggi abbiamo allora ci chiedono invece della partita di Paul Lopez. Paul Lopez bene per quanto riguarda quello che chiede principalmente Fonseca, perché Fonseca è un portiere, non è che gli può dire oh mi raccomando para. Grazie. È quello bene per quanto riguarda essere sempre attenti nel scegliere il momento giusto per uscire. Un paio di volte è dovuto uscire, esatto, ad accorciare sul lancio lungo, a scavalcare la difesa, perché quel tempo di reazione può fare la differenza tra un fallo, un'espulsione, tra la vittoria e la sconfitta, si cosa tra vivere e morire, un centimetro, lei mi fida al bacino. Quindi questo intanto ci saluta nel lato positivo, è la voglia, bravo, perché l'abbiamo, no, perché tu ne hai parlato nell'ultimo 90 minuto, ovvero che al di là delle difficoltà si vede un'intenzione diversa nei calciatori, quella cosa di cui ha parlato anche il direttore sportivo Petraghi nell'ultima conferenza stampa, quel senso di appartenenza che poi si riversa in campo. Ti ricordi Sabatini parlava del mutuo soccorso, mm-hmm. Questo, il metro in più, esatto, questa cosa l'abbiamo vista nel secondo tempo sul 4-1, sul 4-2, quando Dzeko perde palla sul lato della tribuna Tevere e va a riconquistare la palla, ma soprattutto non so se ve lo ricordate, Zaniolo lato su tribuna Montemario, quindi lato dove c'è la tribuna stampa, gioca una palla, si accentra, la palla si impenna, la palla sta per uscire, il difensore del Sassuolo fa va bene, esce, Zaniolo lo scavalca da dietro e riprende la palla. Quindi questi sono degli atteggiamenti giusti al di là di poi delle situazioni da limare e da definire ancora, perché ovviamente da 4-0 si di una squadra, ovviamente al di là del calo fisiologico, mentale, Non rischi potenzialmente di far rientrare una squadra, anche perché le occasioni poi ce l'hai, c'è 4-0, 4-1, vabbè, che ti faccio il 5 e poi magari prendo il 5-2 alla fine. Però anche in chiave futura questo discorso, cioè adesso le squadre sanno che anche sul 4-0, cioè magari sul 4-0 oggettivamente no, però la porta aperta c'è sempre, cioè tu devi anche sulle 38 partite soprattutto devi anche lavorare mentalmente sull'avversario, dice vabbè 2-0 è finita, ma se pensiamo alla prossima con la Roma questo non accadrà, temo mai, perché sanno che ci sarà sempre una porta aperta, un gol che poi riaccende tutto. No, ma è giusto, perché se noi sottolineiamo, come ci suggeriscono i nostri amici da casa, l'atteggiamento dei giocatori in campo, è giusto anche quella sorta di timore reverenziale che hanno le squadre quando li affrontano. Tu sai comunque magari l'Inter ti sta 4-0 con una difesa abbastanza solida, è difficile che vai a riaprire la partita. Con la Roma due gol presi a partita di media, dici vabbè comunque sia qualche, ma noi ci proviamo e se no al massimo che succede, tant'è che tu vedevi l'atteggiamento di De Zerbi anche sul 4-2 abbastanza vigoroso per spronare i suoi. Poi ovviamente la Roma non è, al di là dei due gol subiti di media, non è questa squadra che presi singolarmente dice beh c'è una difesa di pippe, allora può segnare chiunque. È un discorso più per l'energia che sprechi tu a proporre questo tipo di calcio, ovviamente in questa partita, perché contro il Genoa ci sono stati errori oggettivi individuali, contro la Lazio, brava la Lazio a preparare la partita in quella maniera, ma anche lì altri errori nella fortuna per quanto riguarda i pali. Continuiamo comunque a sottolineare più l'aspetto della difesa piuttosto che della fase offensiva, mentre bisogna sottolineare come i cambi dovevano fare prima, quello sono stati fatti dal 65esimo, sì, 70esimo in poi, e questa è una cosa che Fonseca fa spesso. Nel derby gli ultimi se li ha giocati proprio alla fine, però per dire, se nel contro Lazio qualcosa si poteva cambiare, però
è anche vero che magari non aveva giocatori a disposizione, c'era Veretout, c'era Diawara che poi è entrato, però ovviamente Veretout con 2 settimane di allenamento in meno. Questa volta è anche vero che magari la squadra funzionava per non provare a cambiare qualche equilibrio, cioè, che si girava abbastanza bene, ha ritardato. Poi una volta subito il gol, qualcosa bisogna fare. E forse ripari a modo suo e alla fine la partita l'hai portata a casa. Una cosa su Veretout che voglio dire, che mi è venuta in mente, ne parlai, 2 settimane di allenamento in meno, oggi gioca dal primo minuto, la porta a casa in sciocchezza la partita, per cui evidentemente è una gestione che ha dato i suoi frutti. Questo... cioè, Veretout non ha avuto un... Non l'hai visto? Oggi è arrivato tardi, allora al 60esimo. Un rodaggio, lui è stato lanciato pronti via, 90 minuti, e questo anche ti fa capire quanto ci conta Fonseca e quanto per caratteristiche sia non imprescindibile perché è la prima partita, ma importante per quanto riguarda l'equilibrio, la Roma. Ma dal punto di vista tanto fa la differenza, sì, quello che stiamo abbastanza dicendo. Intanto ci danno complimenti, continuate grazie. Così, ovviamente grazie a voi sempre per seguirci. Adesso andando in proiezione, fermo restando che, come abbiamo ripetuto, la Roma in qualche modo nella lotta al quarto posto è un punto dell'Atalanta. Al punto dal Torino che deve giocare, attenzione. Punto dal Torino, vabbè, punto del Torino che deve giocare, ovviamente 2 punti sopra il Milan che deve giocare nella Fatal Verona. Sì, che è iniziato 10 minuti fa, ma esatto. Se vogliamo vedere il risultato, andiamo a dare un aggiornamento. Soprattutto ha già scavalcato la Lazio, che facendo discorsi 2 settimane fa non ci sarebbe stata storia dal punto di vista della Roma, poteva finire, pensa l'importanza di quel pareggio, poteva ritrovarsi a meno 5 dopo 2 giornate con il consueto, poi con la sosta, il termine cara, psicodramma, scritto in maiuscolo, psicodramma, e invece si ritrova un punto sotto, quindi l'importanza spesso volete anche di pareggiare gli scontri. Ma l'avevamo detto, infatti era uno scontro diretto il derby, al di là della prestazione che non è stata positiva, comunque non hai perso, e magari è un discorso che già ti torna utile oggi, ma chissà, magari tra un girone, quando ci sarà il derby di ritorno a gennaio 2020, ti tornerà utile anche in quel caso. Comunque 0-0 al Bentegodi, in proiezione futura la Roma si allenerà domani alle ore 10 a Trigoria, nessun problema per Dzeko, perché è uscito con una fasciatura, cioè, ha giocato con una fasciatura, una tacchettata presa nella rifinitura di ieri, e questo ti fa capire che come anche funziona la rifinitura, esatto. Sai quando era? Si parlava spesso e volentieri degli allenamenti del Bayern Monaco, sì, che sì. Si insultavano, non dico arrivavano mai, comunque non lesinavano interventi come si deve. Quindi ovviamente la preparazione alla gara di Europa League, noi come Voce Giallorossa seguiremo l'allenamento in diretta live da Trigoria, la conferenza stampa di Mister Fonseca, poi ci sposteremo, bisognerà vedere, sa che ancora non è abbastanza di... No, unica squadra che ancora non ha dato il programma, chiudiamo questa. E poi facciamo polemica. Poi ovviamente ci sposteremo allo Stadio Olimpico, conferenza stampa Sai chi è l'allenatore dell'Istanbul? No, lo dico. Okan Buruk, gol di testa all'Olimpico, un Roma-Inter 2-2, alto 1,10 m, riuscì a segnare di testa. Sì, l'Inter dei turchi, no? L'Inter di sì, Emre che segnò contro la Lazio, Okan che segnò contro la Roma. Va bene, questo era il momento a Marcord, invece noi ci proiettiamo sul futuro, perché l'editoriale direttore è già pronto, è già online. Sto parlando con lei, annuncio, sembra tipo il notaio, sì, esatto, scavicchi, ma cos'è? Il notaio online, in qualche programma c'era la notaio, tra l'altro. Va bene, senta, come si chiama? Al posto giusto, al momento giusto, si autocopia. Io le mie pagelle, quindi posso. C'è un ampliamento della pagella. Va bene, comunque trovate l'editoriale. Cosa gli indichi che sta? Non lo so, siamo fuori. Però poi, ovviamente, domani mattina escono tutti quanti i pezzi di approfondimento: Schecco Atto, Top e Flop, la gara sui social da 0 a 10. Da 0 a 10, e poi, ovviamente, il report da Trigoria, ricordiamo 10 allenamento per proiettarsi per quella che sarà la prima gara europea di Europa League,
e poi ovviamente continuare il campionato a Bologna. Quindi non resta che vediamo se ci sono qualche ultime domande. Dopo il gol di Kolarov, grida dai forza giochiamo. Bene, sì. Marco continua a sottolineare lo spirito Sì, di questa la grinta, la squadra. spinta. Qualcuno chiede conoscenze. Roma Miami, salutiamo Miami. Ma noi salutiamo Località ovviamente americane proprio a go-go, Chicago, New York, Miami. ospitateci magari ogni tanto, se no. Domani Allora. è a casa mia, non so se si riferisce a noi, ma No, vabbè, però perché comunque è no? sempre bello che invece già loro sono unici, Si anche crea. se si salutavano Chicco, Marta, tra Domani di c'è il loro. peccato, Francesco, va Vabbè, bene. che oddio, ho detto così, no? No, vabbè, con tale gioco, credo. Non Ah, so. vabbè. Poi è divertente, sì. Ok, dai, non resta che salutarti Chieti, solo. passiamo da New York a Chieti. Salutiamo Pietro. Ovviamente Piero, sì. anzi, Piero. Salutiamo tutti quanti. Se, vabbè, ok, vabbè, chiudiamo un quiz, anche perché sono le 9, dobbiamo Dobbiamo ultimare scrivere. i pezzi, gli appuntamenti sul sito, già ve li abbiamo annunciati. E sì, ma anche noi stavamo Marta è scherzando. arrivata al quindicesimo saluto, va bene. Va bene, anche perché buonasera a tutti quanti quelli che ci hanno seguito, perché sono le 9, o di solito o si mangia durante la partita o si mangia prima, oppure visto l'orario alle 18, dopo si va a una bella Una bella pizza, pizza, anche una domani cena, si va a un lavorare. sushi che va di moda. Poi Quindi, qualcuno invece farà merenda, che dalla merenda 6 ore indietro, anche di più. Quindi insomma, vari sì, fusi orari, vari guardi, cose. alle 9, dopo che la giornata è iniziata alle 11 con la femminile, ovviamente salutiamo anche tutte le calciatrici, purtroppo esordio Un po' amaro amarci. 0-3. Subito dal Milan, anche lì trovate tutti gli approfondimenti. La mezzogiorno ha parlato terzino quest'oggi, sì, Angelica Sofia, ha parlato il mister Sky a Roma di Cova, Coach. il coach, Coach vero, Bavagnoli. vero, vero, coach Bavagnoli. Anche qui appuntamento per la seconda giornata di campionato contro la Fiorentina, gara che diventa ancora più importante visto il risultato negativo contro il Milan. Perché ha stravinto il derby con una Florenza. Sì, Ma era diciamo, no? prevedibile, Perché però. Fiorentina, Milan, Juventus, vedendo anche lo scorso campionato, sono di una categoria superiore, e anche qui un po' di amaro in bocca c'è, perché si pensava che la Roma avesse potuto colmare in qualche modo il gap, invece credo il risultato sia stato lo stesso della scorsa No, stagione. aveva perso il 2-1 l'anno scorso con Milan in casa. Ma Persero male fuori casa. Ha preso 4 gol fuori casa. Al di comunque. là di questo, dico un attimo la mia sulla cosa, già che ci Mica, siamo. certo. Forse potrebbe essere stata una partita arrivata troppo presto, nel senso che la Roma femminile ha fatto tanti innesti, non sono acquisti, tanti innesti. Magari anche l'anno scorso, se ti ricordi, la Roma femminile partì piuttosto male, lì Sì. era una squadra nuova del tutto. Qui ci sono, Vinta col credo. Sassuolo, se non sbaglio, Sì. con alcuni errori individuali, un autogol di Sì, Griscio. fa tanta fatica a far gol, che è un po' il problema che si è riproposto oggi. Una Roma che davanti, una Roma femminile che davanti ha fatto poco. Quest'anno ha cambiato via 9 elementi, se non ho contato male. No, cioè 10 sono quelli acquisti della squadra. Comunque nella titolare quest'oggi c'erano Andressa, Erzen, Testrup, no, peccato Egerberg, che Erzen Erzen, Testrup davanti, Egerberg, Andressa e Giuliano. e Giuliana, quindi Mezza 5. squadra cambiata, e quindi anche lì si sta riproponendo un po' Anche se il problema. sono giocatrici di una certa qualità, però bisogna sempre trovare quell'amalgama giusta, anche se è vero che quest'oggi la squadra è saltata un po' di testa dopo il gol preso in maniera un po' dove sono saltate molte marcature, e il Milan si è ritrovato a fare i primi due gol fondamentalmente a un centimetro dalla porta di Pippitone. Quindi vabbè, dai, ci Vabbè, stiamo sì, lungando. dilungando Magari un troppo. giorno magari potremmo fare qualcosa Dai, facciamo la del promessa, seguiamo Roma Club Miami, perché genere. Dai. l'hanno detto tante volte. Adesso chiudiamo la E diretta subito arriva il e follow. ti Occhio alle regaliamo notifiche. il like, il Il follow. follow. Ma follow dai, Twitter. Vabbè, anche sul Vabbè, follow. sì, Anche perché su c'è tutto follow. Quindi comunque Pellegrini da 10 noi gli abbiamo dato 8, 10 ci ovviamente. può arrivare, magari con 5-6 Sì, assist. anche perché la battuta dice a Falcao io do 10, quindi, Certo, però proprio. vabbè, lasciamo perdere. Dai, un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato sia su Instagram che su Facebook. Da un attimo minuto lo potete rivedere ovviamente anche su www.vocegiallorossa.it. Una buona serata a tutti, alla prossima. Alla prossima.